Gli abbracci di Gesù. Marco capitolo 10 verso 13. Spirito Santo aiutaci, aiutami a dire le cose che non devo dire, Signore, solo quelle cose che vengono da Te, per la Tua gloria, per la nostra grandevole edificazione. E fa che quando lasciamo questo luogo, questa sera, di te è stato buono per me di essere stato qui presente nella tua casa. Benedici il pastore, la sua moglie, famiglia, i suoi collaboratori, e fa che questa chiesa possa moltiplicarsi con centinaia di anni che vengono alla salvezza. Te lo chiedo per fede nel nome di Gesù, benedetto. Alziamoci. Marco 10 verso 13. Mi presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridarono coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si sdegnò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E presoli in braccio li benediceva ponendo le mani su di loro. Fin qui leggiamo come da me. Il primo abbraccio, quindi l'abbraccio di Gesù per i fanciulli. Quando noi leggiamo, mi presentavano dei bambini, è come un'offerta, un regalo che loro presentavano al Signore. E i discepoli non potevano capire, si sono messi a sgridare questi genitori. Onestamente, i padri qui per qualche ragione non sono menzionati, ma le mamme erano lì, e i discepoli, vedendo questa azione di queste mamme, secondo loro, tempo perso, Gesù è troppo occupato per tante altre cose, tu fai bene il suo tempo con questo. E Gesù li sgrida loro, perché non capiscono l'importanza, non perché noi dobbiamo diventare bambinesche, ma perché la nostra fede deve essere simile a quella di un bambino. Qualcuno ha detto che Gesù non aveva figli suoi, che è anche difficile dire questo, affinché lui può adottare tutti i figli di tutto il mondo come i suoi. La Chiesa cresce in due modi. La Chiesa cresce attraverso le nuove nascite, quando le persone si convertono, vengono al Signore, oppure cresce quando nascono bambini di coppie. E così noi preghiamo, così che i figli nostri possano crescere nelle vie del Signore, nutriti con l'arte della sua parola, per diventare servi di Dio se il Signore tarda il suo ritorno. Adamo fu creato uomo, ma quando il figlio di Dio, Dio incarnato, è entrato come un bambino. E Isaia dice: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. È un passo meraviglioso in Isaia 9:5. Presentare bambini al Signore è un privilegio per un pastore. Quando noi possiamo, circondato dai genitori, presentare i bambini al Signore e chiedere: Signore, dammi tu la preghiera di pregare per questo bambino. Stesse volte vedo nelle nostre chiese in Canada che prima della predicazione, dipende quanti membri sono della chiesa, in certe chiese già i bambini dall'inizio del culto sono già con tutti gli altri bambini. Le chiese meno numerose sono seduti con i genitori fino a un certo punto, e poi il pastore li chiama avanti, gli operai vengono avanti. E spesse volte vedo che non pregano per i bambini, non li mandate subito
alla Santa Loro, pregate prima per loro, perché anche loro hanno il bisogno di essere benedetti, di ricevere nel loro spirito lo spirito del Signore. Così è una bella cosa, ma nei costumi del Medio Oriente sembra che, non so perché, forse per la paura che questi bambini non vivevano, perché il tasso di mortalità era molto alto e forse il padre non voleva essere attaccato troppo presto a un bambino con la paura che forse lui nemmeno vivrà, non so per tante ragioni, sembra che non è molto importante. I discepoli, parlando come hanno fatto, hanno dimostrato anche questo. E penso che loro si ricordavano che nell'Antico Testamento Faraone ha fatto morire tutti i bambini maschi sotto due, soltanto Faraone. Anche alla nascita di Gesù, stessa cosa è successo. Un fratello ha detto che studiando quel passo dell'Antico Testamento, quando Elia, nascondendosi in quella, come si chiama? Spelonca, e poi c'era quel vento, il terremoto, e poi Dio non era non lì, e poi, come scritto, che ha sentito che cosa? Sai cosa questo fratello ha detto? Io ho scoperto che quella voce sottile non era una voce, era il pianto delle mamme che gettavano i loro figli nel fuoco di Molech, che piangevano. Come Dio dice, ma che stai facendo qui? Mentre la nazione è in rovina e i genitori stanno seguendo la via dei pagani. Se questo è così, non so. Però so che è successo nell'Antico Testamento. Quindi non c'era un grande rispetto per i bambini e nemmeno per le mamme. È soltanto il cristianesimo, è soltanto Cristo che, abbracciando questi bambini, non solo ha dimostrato l'importanza dei bambini, ma l'importanza di essere madre di un bambino o di una bambina. Ministeri per fanciulli nella Chiesa è molto importante. Non ci vuole solo babysitting. Ci vuole quelli che capiscono che questi bambini hanno una capacità spirituale di ricevere le cose di Dio, di essere insegnati come pregare, di imparare a memoria le scritture. Abbiamo tre figli, il terzo figlio è stato prima sposato, il primo nipote è nato, Davide, un bel nome. Aveva 3 anni. Il nostro figlio con la moglie hanno comprato una casa, la moglie era a casa, metteva a posto a 3 anni, perché Sofia già a 2 anni dice in inglese grandpa, dove grandma, dice tante cose, a 3 anni ancora di più. E nostra nuora sente Davide parlare, ma l'ha sentito tante volte, ma non capiva, ha sentito la voce. E Davide era seduto sul letto loro e lei si avvicina e non capisce quello che sta dicendo e ha gli occhi chiusi. Saggiamente non ha detto niente. Quando ha detto David, e dice, who are you speaking to? Con chi parlavi? Con Gesù. Oh, what language? Quale lingua? Tu sai, mamma, quell'altra lingua. Quando ci chiamiamo, mamma, grandpa, io parlo inglese, parlo calabrese e parlo l'altra lingua, perché la mamma è calabrese. I bambini hanno questa abilità, non a 15 anni, no? Siamo. Però
a volte lui, la Chiesa, corre là, non vuole mai mancare i culti, tante volte digiuno con i suoi amici, per gli amici di altri che lo sono salvati. C'è una capacità nei bambini spirituale. In Nord America dicono 85% delle persone sedute sui banchi delle chiese evangeliche sono state raggiunte con il Vangelo prima dell'età di 14 anni. 85%! Quindi è importante che noi li raggiungiamo e cerchiamo di portarli al Signore. Ma questo abbraccio non era solo per i bambini e per la mamma, era un abbraccio anche per i teenagers, per i giovani che non sono né adulti né bambini, e stanno cercando di capire chi sono, qual è lo scopo loro in questo mondo, perché sono nati, e a volte hanno i capelli lunghi o si restano un po' strani e tutte queste cose, e ci vogliono nella Chiesa dei fratelli, delle sorelle che sanno capire i giovani e non giudicarli forte, non criticarli. Io ricordo un giovane, il suo padre era a pieno tempo il custode in chiesa, e lui suonava, usciva sempre sera tardi, tornava alle 3, alle 4 di mattina. Il padre: va bene, però tu la mattina suonerai all'orchestra, perché suonavo. E lui la fa finché il Dio potenza è sceso e la cambiava. Ci vogliono fratelli che capiscono i giovani, perché questo abbraccio di Gesù era un abbraccio per i giovani pure, per farli capire l'importanza che noi non li amiamo. Ci sono culture dove le donne non sono considerate. È il cristianesimo che ha alzato il livello di importanza per donne. Perciò la Bibbia dice, Paolo dice in Galati, non c'è differenza tra uomo e donna. Davanti a Dio siamo uguali. Per certi uomini è difficile accettare questo, ma è la verità. Non è che un uomo è amato più di una donna. È brutto chiamare questo un'industria, ma non so l'altra parola in italiano, ma il commercio più profittevole nel mondo. Vedi Apophone è la ditta più ricca, ce l'ho solo perché faccio FaceTime, se non sono con mia moglie o con Sofia. Però il nuovo presidente dopo Steve Jobs, che era lui, Steve Jobs era un buddista, e questo qua si è alzato senza vergogna. E io ringrazio Dio per il dono che mi ha dato. Tu stai aspettando il dono? Cos'era? No, la moglie sì, ma la moglie è uomo. Ringrazio Dio. Lui ha detto questo, presidente della corporazione più ricca del mondo. Però c'è un'altra, il traffico delle donne. Non esiste un altro commercio che fa più soldi, che porta più rovina in tutto il mondo, che il traffico delle donne. Questa fine settimana a Montreal c'è il Formula One. Nelle notizie non si parla di Formula One, si parla solo del fatto che la polizia deve aumentare patrol, perché c'è
c'è l'abuso delle donne in un modo orribile. E quindi quando Cristo viene e abbraccia i bambini, sta abbracciando la mamma, sta abbracciando la donna, sta abbracciando i giovani, nella storia dell'umanità, delle varie civilizzazioni nella storia, 19 sono cadute non per nemici all'esterno, ma per la corruzione interna, per la dissoluzione della famiglia. È vero che la Bibbia dice che l'uomo è il capo della casa, però grazie a Dio per la moglie e per la mamma dei suoi figli. Gesù ha abbracciato le donne. La Bibbia dice chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore. Tutte le donne dicono amen. Grazie a Dio per questa abbraccio. Scusate, è venerdì sera. Secondo abbraccio, pronti siamo. Ancora Marco, primo capitolo. Marco, il primo capitolo. Versetto 40. Venne a lui un lebroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: se vuoi tu puoi purificarmi. E Gesù, impietto, sì, così, stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo concedò subito dopo averlo ammonito severamente. Questo secondo abbraccio, fratelli e sorelle, è un abbraccio per il lebroso. Il lebroso, fratello, è la persona immaginata dalla società, una persona che il mondo considera non c'è speranza per lui, nessun bene può uscire dalla sua vita. Questi lebrosi, noi che leggiamo la Bibbia, leggiamo molto di loro, ma ci rendiamo conto che una volta che il sacerdote accertava questa persona, questo uomo, questa donna c'ha la lebbra, non poteva più abitare nel paese. Col passare del tempo, le extremes, le estremità o le dita o il naso o le orecchie, dita e piedi cascavano, odori terribili, e non potevano. Semmai un lebroso doveva entrare nel paese, la legge lo costringeva a dire a voce forte: impuro, impuro, impuro. E la mamma: bambini, entrate, entrate, entrate. Scusate, immaginate una vita: nessuno mai ti tocca, nessuno mai ti saluta stringendo la mano, nessuno mai ti guardi. Immaginate una settimana così, un mese così, un anno così, 5 anni così, che nessuno mai ti tocca, mai ti guarda, mai ti stringe. La chiesa lì a Brooklyn, Tabernacle, il pastore una volta detto: questo uomo è entrato in prima, è venuto avanti e lo Spirito Santo mi ha mosso e l'ho abbracciato e l'ho detto: Gesù ti amo. Oh fratelli, se sentite lui cantare e se in mezzo al canto si ferma e dà la sua testimonianza come ha perso moglie e figli, che abitava dietro casa, sui tetti, in posti abbandonati, il suo Dio era crack cocaine, fin quando il Signore l'ha salvato. E Dio ha restituito quelli che ha perso la sua moglie, i suoi figli, 2 altri figli. Questo abbraccio di Gesù è un abbraccio per quelli che la società dice per lui non c'è speranza. Immaginate vivere in questo modo. I lebrosi non volevano vivere così, e ci sono persone così che noi non dobbiamo ascoltare le cose che dicono, ma
fratello ormai andato al Signore, che viveva una vita a New York, un italiano. I genitori, dopo molto sforzo, sono stati salvati, ma lui non voleva ascoltare. Lui, dopo la salvezza, ha detto: quando mia madre mi diceva vieni al culto, io dicevo no con la voce, ma nella mia mente dicevo chiedimi un'altra volta, un'altra volta no. La zia aveva una vita nel mondo, salvata anche lei, vieni no, ma sempre lui diceva chiedimi un'altra volta. Grazie a Dio c'è stata quell'altra volta, Dio l'ha salvato, è stato un missionario in Alaska per 25 anni, pastore, e Dio l'ha usato. Una domenica sera, pastore, la chiesa è piena, è molto finito, sono in ufficio, una volta un giovane, posso parlare di certo, io conoscevo i suoi nonni, uno viene in chiesa, lui dice che io ho dato una Bibbia quando si è sposato, ma non è più sposato. Non mi ricordo questo. Fai del bene, non dice di me. Ho bisogno di aiuto. Tu sei pastore? Cosa devo fare? Cosa vuoi? Devo ammazzare due persone con il mio aiuto. Pensavo, questo posto storia biblica l'ho saltato. Ma perché? Perché ieri sera, sabato sera, ho dato $50,000 a queste due persone per la droga, vado a casa e è povere, questo non posso lasciare, mia madre sta nascondendo la pistola, non appena va troppo poi li ammazzo. Cosa vuoi da me? No, poi quando io li ammazzo, tu mi devi mandare a Boston, a Tim Challenge, un'altra volta Tim Challenge. E poi quando le cose in inglese cool off, quando non sono più bollente, tornerò. Senti Paolo, se vuoi andare a Tinciano, però non posso chiamare di dire questo qua ha ammazzato due persone, non posso fare questo. Se vuoi andare, io ti consiglio di non lo fare. Ora Paolo aveva 30 anni allora. Lui quando andava a scuola aveva più soldi lui in tasca e noi i maestri. A 20 anni aveva una sala di matrimonio, ristoranti, tante cose, carte di credito, ma non è uno con il suo nome sopra, se mi capite. Ah, per sapere, quel film Godfather, chiaro, per gli italo-americani è stato una rovina, perché tutti miravano quella vita. Lui era uno di quelli. Aveva la macchina, non ho patente, l'ha perso, l'hanno pescato, multo, no, $100,000 ancora, non l'ha pagato ancora. Questa è la sua vita, non rispetto per l'autorità, niente, non vuole passare due persone con mio aiuto. Senti Paolo, fai così, vieni al culto anche tu domenica prossima, cercherò di raggiungere, diciamo, ma non l'ho fatto veramente. Lui è venuto al culto, il culto cominciava alle 6, lui arriva alle 7, perché? Perché per lui cantare e pregare era per donne e bambini, non per veri uomini. Comunque, io non sapevo questa cosa. È venuto due domeniche, tre domeniche, quattro domeniche, poi la mamma mi chiama, vedi, Paolo mi sta dicendo che io sto raccontando a te tutta la sua vita. Ma perché? Perché lui dice, quando vieni in chiesa tu parli solo a lui e parli sempre di lui. Sì, grazie a Dio, io sto parlando solo a cuore. Sesta domenica, davanti alla gente, abbiamo fatto la bella mano. Tutti, vuol dire tutta la chiesa, che c'è questa salvezza qui, che ha bisogno di aiuto qui, la religione qui, il battesimo qui, e abbiamo unto con olio tutti. Non mi domandare dove si vuole dire. Tutti, o malati o non malati. Lui è lì, pregare, non è per me.
però dopo più di mezz'ora che non mi può far male e viene avanti e sta lì così, lui dice: il momento che abbiamo pregato per lui nel nome di Gesù, fuoco, dice che il fuoco è sceso dalla testa fino ai piedi, è rimasto, non poteva muoversi per più di mezz'ora. Io non sapevo che c'erano tanti altri per cui si... Quando ha potuto muoversi, è uscito, andando a casa, ma dentro, mamma, che è successo? È vinto poco da venire, ma sono stato in chiesa, madre, che mi ha portato. Alle 3 di mattina si alza, va in cucina, accende il fuoco per vedere se lo stesso caldo che lui sentiva è un caldo che viene dal forno. Lui ogni giorno prendeva la droga e beveva non poco grappa. Lunedì viene in chiesa, ora vedete, non esagero, ma quell'anno la preghiera era soltanto, questo era il 23 ottobre, in chiesa 24-25-31. Novembre era aperta anche il santuario per la preghiera. Lui ogni giorno veniva la mattina alle 6:30 quando l'asilo nido si apriva fino alla sera. Io lo vedevo, ho seduto, ho in piedi, ho camminando, pregando, leggendo. Mentalmente dice: pastore, so che devo fare, dimmi. Vuole aprire una discoteca cristiana? Sì, sì, non preoccuparti, noi facciamo suonare soltanto musica cristiana, così i giovani possono ballare a questa musica. Senti Paolo, ma mica per caso tu hai visto questa? Dico, non l'ho visto ancora. Senti Paolo, continua a leggere, se lo trovi poi parliamo, grazie a Dio. Non l'hai trovato. Adesso lui lavora in una missione a centro di Montreal, responsabile di più di 100 uomini che erano come lui, per disciplinarli, per insegnare le scritture, eccetera. Questo abbraccio di Gesù, per questo leproso, è un abbraccio per quelli che il mondo dice non ce l'ho. Secondo il capitolo 23. 3 gennaio, la polizia a casa, arrestato, davanti al giudice, il giudice ha il suo dossier qua e la lettera nostra qua, fa così, e qua dice tutto cambiato, qua dice tutto il suo passato, fa così, dice la lettera, se poi a me, persona, 9 mesi ancora, 9 mesi. Dove lo mettono in un carcere dove hanno arrestato in quei giorni tutti quelli Hells Angels, erano tutti i suoi amici. Lui diventa assistente cappellano, esce, si è usato di lui, ultimo abbraccio, lo conoscete quest'altro, questo abbraccio è l'abbraccio di Gesù, subito la croce. Si è lasciato il crocifisso per prendere i miei e i vostri peccati, per la gioia che era davanti a lui, sapendo che tu saresti venuto alla salvezza, te e me. Gesù si è permesso di essere crocifisso, anche quella morte orribile per noi, fratelli e sorelle. Questi abbracci di Gesù sono meravigliosi. Sono